Oggi vi portiamo con noi alle prove del nostro concerto. E non saremo soli, perché insieme a noi ci saranno tantissime persone, come per esempio i ballerini e il nostro amico Pongo. Appena arrivati, siamo arrivati. Sofì, sei emozionata? Da morire, da una 10.000. Andiamo. Ma di qua dove si va? Nelle segrete. Ho trovato le indicazioni, mi sa che qui ci sono i nostri camerini. Abbiamo lo stesso camerino. Sto aspettandovi. Ah, abbiamo lo stesso camerino. Guarda che grande, è bellissimo, ci sono anche le candele profumate. Wow, ma è bellissimo. E qui ci sono anche delle cosine da mangiare. Mi sa che vi starete facendo un'idea sbagliata del concerto, perché concerto uguale noi che mangiamo sempre. Andiamo a fare un giro e controlliamo le cose come stanno. Siamo abbastanza emozionati, perché l'ultima volta che abbiamo cantato c'erano 2.000 persone. Questa sera ce ne saranno quasi 10.000, quindi vuol dire 5 volte di più. Cosa? Io questa Solo cosa che non la sapevo. È così. 10.000? Eh sì, quasi 10.000. Ma sei sicuro? Sì. Non so dove stiamo andando. Qua c'è una tenda, ma c'è scritto boys, ragazzi. Mi sa che abbiamo trovato i ballerini. Ci siamo! Abbiamo trovato il palco! No, vabbè. Ma è gigante, Sofì! Lui sì, decisamente sono 10.000 posti. Guarda quanto è grande. Già adesso che è vuoto mette i brividi. Figuratevi quando sarà pieno del team trote. Io non sto più nella pelle, non vedo l'ora sia stasera. Mi perdo a guardare quanti posti ci sono. Cioè, qui ci sono tutti i posti a sedere. Qua ci saranno tantissime persone. Tutto qui, tutto lì sopra. E qui ovviamente c'è il nostro palco. E chi vedete sopra non sono i cantanti, siamo noi, gli artisti. E che solo in questo momento stanno ancora allestendo, in modo tale che questa sera sarà perfetto. Mamma mia, che emozione. Ma adesso siete curiosi di sapere cosa c'è dietro il palco? Venite con me, vi mostriamo il backstage, il dietro le quinte. Questo è il palco, che da dietro è gigantesco. Guardate quanto è alto. Intanto c'è questa scaletta molto comoda, dove Sofì non deve cadere per nessun motivo. Infatti abbiamo messo queste strisce fluo per far vedere dove mettere i piedi. Eccoci, siamo dentro. Di qua c'è proprio il palco, mentre qui dietro noi ci cambiamo. Questo camerino minuscolo non si vede nulla. Aspetta che accendo una luce, perché come sapete abbiamo tantissimi cambi outfit. E qui ci specchiamo. Wow, ma questo specchio è gigante. Prima ne avevo uno piccolo, adesso me ne hanno messo uno grande. Qui poi ci saranno appesi tutti i vestiti che dobbiamo mettere durante lo show. Quando finisce la canzone, dove dobbiamo iniziare a cambiare, arriviamo di corsa, così correndo, mamma mia, al buio, perché poi le luci saranno spente, quindi non vediamo niente. Inciampiamo, sbattiamo, cadiamo, entriamo qui dentro e ci cambiamo al volo. E poi da queste scale qui usciamo sul palco. Volete venire? Siete sì, pronti? Sì, dai, andiamo. È abbastanza grande il palazzetto. Sì, fa davvero paura. Lui, ma ti rendi conto? Non solo stasera, ma anche domani e dopodomani sarà pieno di persone. Ci sono ancora tante date del nostro concerto, con tanti biglietti disponibili. Quindi se non li avete ancora presi, prendeteli e venite, perché è lo show più incredibile di sempre. Vero Roma, ci sei? Fermi tutti, ma quelli siamo noi, Sofì, saluta. Siamo minuscoli. Tra poco iniziamo le prove, che serviranno per iniziare a scaldarci e a prepararci allo show. Da qui ci sono le scale con cui scendiamo. Scendiamo nell'altro piano, eccoci qua. Sofì, scendi da lì su. Arrivo, sto caricando una story. Sono arrivati i ballerini, quindi stanno per iniziare le prove, non vedevo l'ora. Eccoli. Ma c'è anche Bongo. Ciao. Qui non sei un ballerino. Sì, infatti sono qui per il corso di parmigiana. Ma no, non è parmigiana. Mi sa che è sbagliato. Ok ragazzi, allora abbiamo una missione, dobbiamo fare un TikTok. Vabbè, è iniziata la musica, la canzone nostra. No, no, fermi un attimo. Stai iniziando lo show forse? Stai iniziando lo show, ma non c'è... Ok, allora, dobbiamo fare un TikTok dove balliamo. Sofì, come dire, un po' faremo brutta figura, loro sono ballerini. Ma bellissima, ma siamo sicuri, sarà un'umiliazione. Vabbè, spiega tu. Già l'hanno imparato. Vai, è facile. Sì. L'hai capito? Io già mi son perso. Lo fai anche tu con noi. Posso fare il pubblico io? Va bene. Lo fai anche tu, ok. Ok, Sofì si è scaldata, mi sta tagliando. Sono carica. Vai. Siamo messo già, vai. Senti, inizia girando. Gira. A destra, a sinistra. Ma è bellissimo! Bellissimo, grazie!
Ce l'abbiamo fatta! E se lo volete vedere lo trovate sul nostro profilo TikTok, chiocciola me contro te. Abbiamo messo le nostre cuffie in ear, guardate che belle, e adesso siamo pronti per iniziare le prove. Se non sapete cosa sono questi cosi, abbiamo fatto un video sul canale in cui vi facciamo vedere mentre le abbiamo fatte. Ed è pazzesco. Microfono in mano, iniziamo. Finite e ora non ci rimane che cambiarci e andare in scena. Ragazzi, inizia ad arrivare quell'ansia pre-show che... Su cuore mio fa sempre tutto. Ma che dici? Ma quindi ragazzi, spero che oggi siete riusciti a essere proprio un sorriso. Ci vediamo al nostro concerto e a domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao.